Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Parola del Signore. Ecco, meditiamo brevemente questo Vangelo che abbiamo scelto apposta per approfondire, con l'aiuto anche della prima lettura, uno dei temi di più grande attualità nella nostra vita, cioè la lotta contro il peccato. Capire almeno un po' questo che è un mistero, San Paolo lo chiama il mistero della iniquità, e imparare come difendersi dal peccato, che è un male ben più grande della pandemia. Voi vedete quanto stiamo facendo per scampare questo terribile Covid che fa tanto male fisicamente, anche socialmente, economicamente. Però mille pandemie dal punto di vista morale e spirituale non sono gravi quanto un più piccolo peccato, perché il male fisico, sociale ed economico di per sé non ci stacca da Dio, fa una spinta ad allontanarci da Dio e crea una tentazione, come diciamo noi. Però se noi resistiamo con la grazia di Dio, quelle circostanze avverse saranno nostra gloria, come lo è stata la passione e morte di Gesù, che è stata causa della nostra salvezza. Allora, capire un po' di più questo mistero del peccato, anche perché noi purtroppo, questo è anche un male della nostra epoca e anche diciamo un po' una debolezza di tanti di noi nella Chiesa, noi viviamo in un tempo in cui è quasi crollata, adesso parlo dell'Occidente, parlo della nostra gente, è crollata la coscienza del peccato. Già alcuni anni fa, predicando davanti al Papa, Padre Cantalamessa diceva: si è perduto il senso agonico della vita cristiana. Agonico vuol dire di lotta, di combattimento. E allora diventa di grande attualità questo approfondimento sul peccato, e ci aiuta innanzitutto questo che abbiamo sentito nella prima lettura, che vi ho fatto riascoltare apposta per questa riflessione. Dice che chi fa la giustizia è giusto ed è da Dio, chi fa il peccato è dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dall'origine. Qui già c'è un'indicazione potente. Essere giusto nel linguaggio di Giovanni cosa vuol dire? Riconoscere Dio e dargli il primato nella nostra vita. Non si parla qui della giustizia distributiva, economica, sociale, si parla della giustizia profonda della relazione con Dio. Essere giusti con Dio significa riconoscere che Lui è Dio, non siamo noi Dio, non sono i nostri figli, non sono i soldi, non è lo Stato. Dio è Lui, il Signore Gesù, l'Eterno Padre, non ce n'è un altro. Essere giusti vuol dire riconoscere questo e fare in modo che Dio abbia la signoria nel nostro cuore, sia il primo del marito, prima dei figli, prima dei soldi. E questo essere giusto. Chi è giusto, si dice lì nella lettera di Giovanni, è nato da Dio. Cosa vuol dire? Viene una opera di Dio nel nostro cuore che risponde al nostro amore. Dio risponde sempre al nostro amore. Ecco, e quindi si va verso una specie di alleanza, di comunione profonda, di patto nuziale con il Signore. È una cosa bellissima.
Poi dice chi fa il peccato viene dal diavolo. Che cos'è il peccato? Soprattutto quello dell'idolatria, cioè mettere qualcosa terreno, anche cose buone evidentemente, al di sopra di Dio, al posto di Dio. Questo è il peccato fondamentale dell'idolatria, che è condannato e proibito già dal primo comandamento, quando si dice non avrai altro Dio fuori di me. Questo è il peccato fondamentale. Nella società moderna questo è diffusissimo, è diffusissimo. Molta gente vive come se Dio non ci fosse, al punto, siccome lo fa da tanto tempo, che non sente neanche più il bisogno e la mancanza di Dio. Questa è la porta dell'inferno, è la preparazione a stare per sempre senza Dio, una cosa terribile. Però non c'è solo questo peccato così grave, che il Signore ce ne scansi e liberi. Penso che noi non dovremmo essere nessuno in questa situazione. Se siamo qui in chiesa, abbiamo un briciolo di fede, preghiamo, vuol dire che ci teniamo a Dio, lo cerchiamo. Ecco, noi invece più probabilmente pecchiamo di scelte concrete, particolari, non che vogliamo estromettere Dio, però in alcuni ambiti della nostra vita. Per esempio, se io sono attaccato ai soldi, può darsi che vada a lavorare, non faccio il mio dovere e prendo lo stesso lo stipendio, perché nessuno mi controlla, io sono di coscienza larga, anzi dico, ma qua nessuno fa niente, perché devo farlo io? Eccetera. Questo è un peccato. Oppure, per esempio, io sono sposato, ho mia moglie, ma mia moglie è così pesante certe volte che non la reggo più. C'ho una bravissima segretaria nel lavoro, nella mia ditta. Questa qui proprio mi sembra un angelo, magari avessi sposato questa. E allora un po' mi lascio andare. Tengo la mia famiglia, però ogni tanto sto con questa, eccetera. Questo è un peccato. E se non sto attento, da un piccolo peccato poi ne viene un altro, perché quando io pecco non faccio solo la scelta di un bene relativo, ma entro nell'influsso di dipendenza dal demonio, il quale è furbo. Prima chiede una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Accresce la sua signoria su di me. Il peccato è un cammino che ci porta nella sfera di influenza dello spirito del male. Ecco, questa è un po' la situazione. Grazie a Dio però, qui arriviamo al Vangelo, in questo mistero di iniquità, perché non è che noi ci capiamo tutto, questo è perché il Signore ci ha parlato di questo e qualcosa lo capiamo, ma non capiamo tutto. In questo mistero arriva l'annuncio bellissimo del Vangelo, che vi ho riletto apposta, quello di ieri formalmente. Quando Giovanni vede arrivare Gesù vestito da laico in mezzo alla folla, lo riconosce come Messia perché ha un sussulto nel cuore, estende il suo braccio, il suo dito verso di lui, ecco l'agnello di Dio. E lo dice in modo tale che i suoi discepoli, che gli volevano bene assai perché era la loro guida, si sentono come attirati da questa persona che non conoscevano affatto, al punto che lasciano Giovanni il Battista e cominciano ad andare dietro di lui. Questa è la prima parola su Gesù che si sente nel Vangelo di Giovanni. Parola viva, ecco l'agnello di Dio. Ed è così importante che è entrata nella messa. I cristiani già dai primi tempi della messa, quando il presbitero alza l'ostia, cosa dice? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questa è la frase di Giovanni. Ed è una frase profondissima, che per noi è un po' difficile da capire, perché gli ebrei avevano questa festa, questa abitudine. In espiazione dei loro peccati facevano una festa detta del Yom Kippur, il giorno dell'espiazione,
mandavano nel deserto un agnello a morire. Al posto loro, per indicare il Signore, noi siamo degni di morte a causa dei peccati e riconosciamo che abbiamo fatto del male ai tuoi occhi. Quest'agnello antico faceva da espiazione per i peccati al posto loro. Dire a Gesù tu sei l'agnello di Dio significa tu espii i nostri peccati, tu sei l'agnello della espiazione. E difatti questo succederà quando Gesù salirà sulla croce. È nella sua passione e morte che Gesù diventa l'agnello di Dio che espia il peccato del mondo. Allora, per questo fatto che Gesù ha dato la sua vita in espiazione dei peccati, noi abbiamo una vittoria completa, straordinaria contro i nostri peccati e contro la signoria del demonio che è il signore dei peccati. Allora, quando noi adesso soffriamo ancora di questa tendenza al male che siamo sulla terra, in certi momenti sentiamo la spinta al male, a ribellarci, a scoraggiarci, eccetera, eccetera. Quando sentiamo questo e dobbiamo lottare per vincere, il punto di partenza è ricordare il Vangelo, ricordare che Gesù ha già sacrificato se stesso per darci la grazia di vincere i peccati. E quindi non solo non ci dobbiamo disperare, ma dobbiamo andare a Lui, attaccarci a Lui, chiedere il Suo Spirito, la Sua forza, ma proprio con gioia, perché sappiamo di poter vincere e sappiamo che anche il male che ci assedia, soprattutto il male morale, diventa un'occasione per dimostrare a Dio il nostro amore e per far brillare in noi la sua vittoria. Ecco, invito poi a rimeditare questo che vi ho detto, non scoraggiarvi mai del male, ricordate che il peccato è una cosa seria, peggio di 10 pandemie, e lottare con la sua forza per vincere il peccato e dare a Gesù la gioia che il suo sacrificio è stato fruttuoso per noi e ha portato tanti frutti bellissimi. E se in qualche momento non ci riusciamo a vincere certe brutte abitudini, non scoraggiarti e dire così: vincerò, oggi le ho boscate ma domani vincerò. Lottare come persone che sanno già come va a finire, che alla fine ci sarà una vittoria. Mi ricordo e concludo la parola che la Madonna in un'apparizione ha detto a San Massimiliano Kolbe, quando lui, no, anzi l'ha detta a lui, ma anche era stata già detta a Fatima, ai pastorelli. Da giovane Massimiliano Kolbe ha avuto un'apparizione della Madonna in cui ha visto la statua dell'Immacolata sul punto più alto del Cremlino, ancora c'era il comunismo terribile in Polonia, in Russia, e poi la Madonna Fatima nel 17 ha detto ai pastorelli: alla fine, dopo la seconda guerra mondiale, il mio cuore immacolato trionferà. Ecco, noi quando lottiamo come contro il peccato dobbiamo avere questa certezza di come va a finire la battaglia. Se noi ce la mettiamo tutta con l'aiuto di Dio, alla fine vinceremo. E il demonio, pur essendo potente adesso, alla fine sarà estromesso totalmente dalla nostra vita e da quella di tanti. Così sia.